destro di Mascara e il gol del Catania che passa con Silvestre. 1-0 per il Catania, la firma di Silvestre, il Catania in vantaggio, primo gol subito da Cesena in questo campionato. Sì, è un bel gol anche perché devo dire che questo forse è anche uno schema, anche perché abbiamo visto che Silvestre si è messo proprio davanti al proprio difensore, quindi il difensore non poteva far altro o far rigore o fargli far gol. Qui è stato molto bravo a anticiparlo e mettere in rete. Ecco, ricordiamo, si mette proprio davanti e quindi il difensore non può fare altro, o gli fa rigore poi guardiamo. Quindi qui ha perso proprio l'attaccante, insomma. Qui Von Bergen lo marca da dietro. Sì. E allora larga per Gomez, rientra bene dentro Ledesma per Maxi Lopez che è in destro! Il gol del Catania, 2-0 e si sblocca Maxi Lopez. Sì, qui è stata una bellissima azione, insomma, di tutti i giocatori. Qui è da rivedere la posizione di Maxi Lopez perché Cesena chiede il fuorigioco. Adesso riguardiamo. Tutta la squadra del Cesena a protestare. Da Andrea Padovan di Conegliano, il secondo assistente di De Marco, è proprio l'arbitro a mandare via tutti a difendere il suo collaboratore. No, giustissima sì, la chiamata, c'era Ceccarelli che teneva in gioco Maxi Lopez, giustissima la chiamata del secondo assistente di De Marco. Devo dire che Ledesma non voleva fare questo assist, insomma è stato involontario, lui si è stoppato questa palla per andare a calciare, invece si è allungato e si è trovato, ecco, riguardiamo, qui Ledesma si stoppa la palla per andare a calciare, invece se l'allunga e qui si trova veramente Max Lopez da solo che insomma si sblocca, che tutti aspettavano questo gol di Max Lopez. Avete visto anche giustamente riproposta dalla nostra regia, tempestiva come sempre, quel gesto di Maxi Lopez.